Ok, allora siamo al 10 di maggio e si va giù aggressivamente di potatura, pioverà ogni giorno, infatti molto difficile fare questo lavoro sotto l'acqua. Ho iniziato con la motosighina elettrica ma poi l'ho bruciata probabilmente. Oddio. E anche fare video è un casino, quindi volevo monitorare un po' di più con i video, ma sarà veramente dura lavorare. Un anno di non manutenzione e adesso per fortuna piove, ma anche per sfortuna piove perché se devo fare manutenzione sotto la pioggia non è facile da soli buttare giù sti robi qui, perché poi cascano sui frutti. Infatti per quello sono sempre più convinto di tenere gli alberi forestali in un filare separato e non in mezzo ai frutti. Fanno un gran macello, veramente difficile gestirli poi. Comunque sono veramente una crescita bestiale in 2 anni. Inizio del terzo anno qui. Veramente molto grossi, eh? Questo è pioppo bianco. Pioppi neri, ci sono dei pioppi neri che sono cresciuti ancora di più. Qua i forestali li ho buttati già tutti giù. Poi vabbè, hanno fatto un sacco di cose. Ma il grosso lo devo fare adesso perché guardate che grossi, sono 30 kg di sostanza organica per ogni albero più o meno. E sì, tutti i sambuchi vanno puliti giù, l'erba e questo è quanto. I peschi stanno soffrendo terribilmente, gli albicocchi se la cavano molto bene, ma i peschi per me moriranno quasi tutti. E niente, bisogna fare queste cose perché comunque vedete qua anche solo senza tutti i pioppi. Guardate quanto è già ancora densa la situazione, quindi manutenzione va fatta. Solo che bisogna trovare una maniera per far sì che sia facile farla. Questi qui abbiamo un pioppo nero qui da alveolo forestale e un pioppo nero da radice nuda, stessa crescita. Anche qui. Qui abbiamo l'incontrario, un pioppo bianco dal velo e un pioppo nero da radice nuda con i punteruoli che di 2 anni fa. Quindi brevi video giusto per far vedere, ma andranno poi tolti tutti i sambuchi, cioè potati. Andiamo a potare il filare. Due adesso, guardate la differenza, non ci sono più top canopy, qui ancora sì. Ok, si parte. Ok ragazzi, ciao a tutti. Oggi è il 11 di maggio e finalmente oggi riuscirò a tagliare i pioppi o comunque i salici con questo attrezzo qui che risparmia un sacco di tempo. Ieri li ho tagliati tutti con il seghetto a mano e ci vuole un'eternità, soprattutto sotto la pioggia. Oggi siamo baciati un po' dal sole, per fortuna, ma dovrebbe arrivare a piovere di nuovo, quindi prima mi sbrigo meglio è. Tantissime cose da dire avrei, tipo l'allettamento dell'erba che avviene mentre passo e mi muovo, insomma faccio manutenzione e quindi sarà quasi impossibile da tagliare, ma potrebbe essere lasciata così come idea proprio di insomma di quella lì poi rimane stesa e la maggior parte secca e si riproduce da seme e rinfertilizza il terreno anche così, però poi così non la posso passare nel filare, però insomma è tutto sperimentale al momento. Inizio, vi faccio vedere solo un esempio di come tagliare gli alberi in modo da non farsi male, in modo da farli cadere dove vogliamo che cadano,
Questa è una tecnica molto semplice, forse molti di voi conoscono, però si può fare anche col seghetto a mano. Però l'avevo imparato in Brasile ormai 10 anni fa, è molto utile, molto semplice, faccio vedere. Tanto qui facciamo vedere, purtroppo questo lavoro chiaramente andrebbe fatto con più persone, perché da soli è veramente complicato, perché poi prima quella roba lì si mette là, cioè si... comunque si... anche se non abbiamo il biotrituratore, quindi la prepariamo, la tagliamo in pezzetti, non anche piccolissimi, ma comunque dei bei tronchi di legno o comunque ramaglie, e poi si posizionano meglio. Qui la foglia si appassisce e quindi non va proprio bene, mi ci vorrà tempo per metterla lì. Qua ieri non credo che l'abbia fatto vedere perché pioveva, non riuscivo a fare i video. Abbiamo tagliato anche quasi tutto il secondo filare, c'è tutta la roba qua stesa. Facciamo un giretto, insomma qui è, guardate, è andata una bella liberata, e poi vedremo cosa fare negli altri filari. Qui facciamo dei tagli un po' fatti meglio. Bene bene, le formiche arrivano, si mangiano tutti gli zuccheri del tronco, sicuramente fanno scorta. Va bene, bello comunque, bello, non so quale sarà il risultato, però è divertente. Poi con il sole è tutta un'altra cosa. Quando c'è il sole vogliamo la pioggia, ma quando c'è la pioggia vogliamo il sole, mi rendo conto di questa cosa qui. Anche perché comunque non pioveva da parecchio, quindi... però lavorare con la pioggia è veramente dura. Va bene. Iniziamo, andiamo al lavoro. Ci sono degli alberi da frutta che veramente sono diventati giganteschi, questo melo. Poi vedremo un attimo, faremo un video sulla fruttificazione. Capirci qualcosa, perché alcuni alberi hanno fatto un sacco di frutti non potati, altri alberi non potati non hanno fatto frutti. Questo bicocco frutti li ha fatti. E poi chiaramente andremo là nell'altra zona dove c'è più disagio, dove c'è ancora la questione del sale.